Al Comunale Marinangeli di Nocera Umbra va in scena il derby tra il Nocera 1969 in maglia gialla e il Nocera 2017 che contende il primo posto del girone C di seconda categoria alla C4 Foligno. Foto di rito per questo derby che si apre col botto perché dopo 3 minuti c'è l'autogol, vedete, del tentativo di rinviare. Matteoli confeziona un clamoroso autogol per il vantaggio del Nocera 1969. 69, ma la reazione dei primi in classifica è terribile. Prima ci prova Roberto Piermatti, forse c'è un fallo di mano, l'arbitro però dice che si tratta di fallo del numero 9 che poi si spiega con il difensore. Rinvio inguardabile da parte del portiere, allora c'è il pallone che arriva a Darmilei, palla in dietro, controllo davvero ottimo e Giustiniani infila il gol dell'1-1. Da ora in poi sarà praticamente quasi tutto Nocera 2017, lancio dello stesso Giustiniani per Roberto Piermatti che fa tutto benissimo, vince un controllo, salta un po' tutti e infila il gol del 2-1. Davvero bello, apprezzabile per potenza e decisione questo gol. Sui sviluppi del calcio d'angolo, poi è lo stesso Roberto Piermatti che prova la deviazione, ma la palla finisce sul fondo. Solo rimandata la questione del 3-1 perché sul calcio d'angolo è l'altro Piermatti che con un colpo di testa imperioso, Michele Piermatti segna la rete del 3-1 col quale si va negli spogliatoi. Nella ripresa, dopo 12 minuti, arriva un'azione della formazione in maglia gialla, la deviazione però di Gaudenzi sul primo palo è velleitaria. Al quindicesimo Giustiniani per Armillei sul diagonale sembra pronto a ribadire in rete, Piermatti invece è bravo il difensore ad anticipare tutti. Al ventesimo gol del 4-1, tutto troppo facile davvero per il diagonale di Andrea Picchiarelli e sono 4, dunque partita a questo punto virtualmente chiusa. Al ventisettesimo è l'intramontabile Tozzi che prova a presentarsi in area di rigore, controlla anche molto bene il suo tiro, però finisce di poco sul fondo. Non è tutto perché al 38esimo è il nuovo entrato Gasparri che confeziona un bel filtrante per Armillei che con un pallonetto supera il portiere avversario Botti e dunque netta la vittoria del Nocera 2017 5-1. È stata una partita in salita perché abbiamo preso quel gol un po' a freddo, però i ragazzi sono stati bravi, sono rimasti tranquilli e sicuramente grazie anche al pubblico per il calore e l'affetto che ci ha fatto sentire oggi. Stanno facendo un percorso straordinario, si allenano sempre con serietà, con dedizione e i risultati ancora arrivano. Il risultato parla chiaro, siamo partiti in vantaggio subito pochi minuti anche con un po' di fortuna, poi abbiamo fatto sul gol loro del pareggio e anche sul gol del 2-1 per loro degli errori individuali e lì mentalmente siamo andati un po' in difficoltà e loro sono cresciuti con il tempo, fisicamente anche molto meglio di noi. Era caldo, abbiamo sofferto, ovviamente la mia squadra secondo me ha dato il massimo, però ci sono anche le differenze, non a caso loro sono un primo in classifica, una bella squadra, fisicamente l'ho visti molto bene, hanno delle individualità che purtroppo non si può nascondere e quindi giusto hanno meritato la vittoria.